Cambiare stessa spiaggia, stesso mare, per poterti rivedere, per tornare, per restare insieme a te. E come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Ho chiesto l'opinione tua. No, ma è squallido. Andò, tu la senti a tua figlia? Cominciamo a litigare. Io ho fatto 500 chilometri, sono sfinito. Appunto, tutta sta ammazzata per venire qui a Forte dei Marmi. Sai quant'era meglio se andavamo a Ischia. Marie, stati zitta perché sennò ti arriva uno schiaffone come dico io. Senti, mamma, io ho 20 anni, mi sono stancata di stare sempre attaccata a voi. Stata zitta. Starta zitto, quando avrai 21 anni e sarai maggiorenne, allora farai il comodo giusto. Ma lo sta sto ragazzo in valigia? Papà, si dice facchino. Te lo vuoi imparare l'italiano, sì o no? Adesso mi devi dare pure le lezioni. Ti hanno rimandato in 3 materie, ciuccio. Oh! È stato accorto? Buongiorno, ben arrivati. Buongiorno. Ah, finalmente. Siamo la famiglia Pinardi di Napoli. Ah, quelli che hanno prenotato a gennaio. Sì. Venite su con me, che la stanza è al primo piano. Cos'è, una camera con vista sul mare? Mari Fornella. Scusate, giovanotto, la sala da pranzo è fornita di video. Sapete, io tengo un debole per Corrado, l'amico del giaguaro. Guardi, ci sa un 21 pollici che le è davvero caso. Aiù, ti sono dovuto, 21 pollici, che bellezza! Mamma, siamo solo noi che abbiamo un 13 pollici. Quelli 21 ce l'hanno cane e porci, ce l'hanno. Fatta zitta, fatta zitta, ci avimmo fa conoscere. Luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirai. Uno stabilimento balneare è come una piccola comunità. La gente si conosce da anni ed è legata da piccoli intrighi da spiaggia che servono a uccidere la noia e passare il tempo. Ma la famiglia Pinardi, che villeggiava al Forte per la prima volta, si sentiva leggermente esclusa. Paolo, e mangiati un supplì, eh? No, mamma, grazie, non ho fame, magari dopo. Uè, tu vuoi una pizzetta? Un bicchiere di spuma? E dai, mamma, siamo in spiaggia, mica in rosticceria. E che c'è a fa? Io tengo una fame che non ti vedo. Anche Milva villeggia in Versilia. Ah, e chi se ne frega? Uè, uè, ma tu sei asciuto pazzo. E questo è il modo di rispondere a tuo padre? E chi se ne frega di Milva? Perciò, vedi che io ti metto sul primo treno e ti rispedisco a Napoli. Magari. Ma perché? La famiglia Carraro di Milano villeggiava da anni a Forte dei Marmi. Il vecchio Carraro era uno dei più ricchi industriali della Lombardia e sua moglie una delle donne più insopportabili d'Italia. Il loro figlio minore Luca, invece, era il più scatenato mascalzone di tutta la Versilia. Oh Luca, un farbischero, ti sei detto 1000 volte che non c'entra con la Vespa in spiaggia. Senz'altro. Per quest'anno non cambiare, vengo al mare per ciullare. E come l'anno scorso c'è il pirla del bagnino, col culo già bronzato, spellato. Ah, 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 bronzatissimo. Onoretta, oh, ti pigli un colpo, figlio d'un pirla. Se ti piglio ti tronco, vigliacco. Non ho l'età.
età. Ha boccato il balenottero. Uè, erano buone le bombe calde stanotte, eh? No. Senti qua, c'è il rotolone ancora bollente. Stai attento che scoppi di salute. Ma Luca, lassami verde, non lo sai che c'ho la fiacca la mattina. C'ha la pressione a tre. Selvaggia, ma il tuo fidanzato legge sempre? Ehi, Kerouac, cos'è quella lì? La vita di Gino Bramieri? No, sto leggendo Bevi l'acqua. Ah. Guarda che qui bisogna che ci teniamo informati, se no sta tutto il giorno sotto il sole, si diventa come degli animali. Io sono informatissima e voi lo sapete come si chiama il bassista dei Beatles? Paul McCartney. O chi sono questi Beatles? Io non lo so mica. In inglese significa scarafaggi. No, significa che siete due mummie. Marchesini Pucci, va bene che siete dei nobili, ma la mattina cercate di scendere dal quadro di famiglia, per piacere, eh? Luca, guarda chi c'è, è arrivato tuo fratello. Weyla, brave! Ciao, Felicino! Il mio fratellone. Questa è Susan, l'ho beccata a Londra in un locale esclusivo dove si balla un nuovo ballo, lo shake! I can get no satisfaction. Uè, fratello, calmati, sei già in sbattimento. Visto che roba? L'inglesina non era mai stata in Italia e allora io ho fatto scattare il viso. Lasciami stare, stronzo! La miseria! L'hai cucata a Oxford? Modera, eh? Modera. Però l'hai imparato subito l'italiano, eh? Questo è Luca, my brother. Ciao, Luca. Ciao, Susan. Uè, ma... avete già operato? Uè, testa, ma per forza, no? L'indite è scattato dopo l'operazione, mi sembra regolare. Penso lo scendiamo in particolare, che non ho piacere. Poi c'è la Susan, non ho piacere. Sì, sì, vabbè, ho capito. Susan, allora... tutto under control, eh? Yes, tutto under control. Lui felicino, io felicina, molto felicina. Molto felicina. Mi piacerebbe essere felicino anche a me. Uè, modera, eh? È tutto il fratello della verità. Brothers. Daddy, mammy, papà, mamma. Oh, signore, arriva il figlio prodigo. Ciao, Ciccino, com'era a Londra? Una menata, guarda. A proposito, questa è Susan. Passa l'estate con noi, va bene? Ciao, papà. Ciao, mamma. Ciao, bambina. Poi, Pirlone, cerca di non mettermela incinta, questa inglesina qui. Ma stai tranquillo, Daddy. Io prendo la pillola. Daddy, oggi le ragazze moderne prendono la pillola, capisci? La pillola. Capito, capito. Ma tu non mettermela incinta lo stesso, va bene? Ecco, capito. Avanti, scatta un bel brindisi per il ritorno del fratellone. Sì. Deficiente, vuoi smetterla di fare la gaggan con i soldi di tuo padre? Oh, Matusa, ma come? Il brother torna dopo un anno e tu fai il barbone? Vabbè, dai, fammi un prestito e te li ridò quando becco l'eredità. Sì, vuoi. Avanti, un bel brindisi al fratellone! Al fratellone! Giù le zozze, le bollicine per la festa. Mi piace. Senza fine, trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare. Ma cosa fai, Paolo? Scusa, Marina, non ho fatto apposta, scusa, tieni ancora. Oddio, quanto sei imbranato! Scusa. Alzate, svergognata, su, cammina, vieni con noi. Lasciatemi, non sono mica una delinquente. Gli è la moda in tutto il mondo. Ma che moda, ah, è moda, questo oltraggio al pubblico pudore, hai capito? Però il cecco ti faccio fare un bel servizio e ci affidato sul Tirreno, sulla nazione, sul telegrafo. Andate, lavate, per forza. Ehi, aspettate, aspettate. Vengo a fermo anch'io, bisogna mettere tutto del servizio. Siete il posto del fatto. Hanno fatto bene. Sulla spiaggia ci sono anche dei bambini. Sì, però ci sono anche i grandi. Ganda lunga la battuta. Ho ragione o no? Oh, signor. Ma perché mettono la donna in topless in prigione? Ma perché questo è un paese di scemi, si è sbarcata a Idiotland. Andiamo, va, fate passare, su. Marina! Marina! Vieni, ci sta la frittata calda calda! Tu ti chiami Marina? Io? No. Beh, neanch'io. Marina! E vieni! Kevin, mi fa conoscere. E magari la so fa aprire. Marina! Non è tua madre quella che sta chiamando? No, mia madre è in barca. E poi io mi chiamo Barbara. Ah. Ah.
qui. Dove vuoi andare? Dove vuoi nasconderti? Zitta, Cafu! Uè, chi c'è qui dietro? Pappagone! Ciccio, hai visto? È un film dei marchesini. Sodoma e Gomorra. Io faccio cacciafuori. Io faccio cacciafuori! Tanto zitto! Ma chi c'è qua dietro? Tutta la compagnia De Filippo. Perché non andate in vacanza a Taranto? Da Nino! Questa è proprio ganza, Luca! Oh, Marchesini Pucci, che c'avete freddo? Se era all'aperto c'ho umidità. E noi ci si organizza. Ci si organizza. Occhio, eh. Oh, Brody, cosa fate, la Manon? Guarda chi c'è. James Bond, operazione tua. Ginevra, oh, che tu fai? Ma... Oh, Marchesino Pucci, e che tu fai? Vai per farfalle? E' che noi siamo abituati a giocare sul prato all'inglese. Sul green. Il film che mi è piaciuto di più quest'inverno è stato Lawrence d'Arabia. Peter O'Toole, come me lo farei? Anche un sheriff mica male. Sì, anche un sheriff mi farei. Perché? Paul Newman dove me lo metti? Paul Newman come me lo farei? E Steve McQueen? Madonna come me li farei tutti? Io mi farei sempre comunque la Bardot. Allora vai a Saint-Tropez e provaci. Difatti dovevo andarci. Poi ho pensato che tu saresti gelosa, allora l'ho telefonato di non aspettarmi. Dite un po', ma voi due ci andate a letto insieme? E a te che te frega? Ci andate o no? Beh, sono cose che non si dicono. Ho capito, voi due non ci andate. Io invece quando ci avrò l'età vostra ci vado sicuramente a letto col mio ragazzo. Stasera che facciamo? Ah, io devo rimanere a casa, viene a cena un'amica dei miei, due palle. Rosetta, porti pure i piatti in cucina, il vino ci penso io. Buona questa torta, l'hai fatta tu? Sì, sono contenta che ti piace. Certo che mangiare a casa altro che ristorante. E poi diciamo la verità, ormai i prezzi nei ristoranti sono pazzeschi. Hai ragione. Sai quanto abbiamo speso l'altra sera al cacciatore? 4.000 lire a testa, pure con un vino schifoso. Eppure i ristoranti sono sempre pieni. Tanto ormai, aumenta tutto. Se pensi che un litro di benzina costa ben 150 lire... E che per un paio di scarpe recenti ci vogliono 7.000 lire. Dico 7.000 lire. Poi non parliamo quello che costano le bambinaie. La mia l'altro giorno mi ha chiesto l'aumento, sai quanto vuole? 50.000 lire al mese. Roba da matti. Da matti. Mi dai un goccino di vino, Gianni? Gianni, cosa fai l'impalato? Verso un po' di vino ad Adriana, dai. Sì, ma sai che con quello che costa ci andrei piano con il vino. Fa lo spiritoso perché tanto chi paga in questa casa sono io. Mi fai accendere? Mi dispiace, ma io non fumo. Beh, ci mancherebbe altro. Se comincia a fumare adesso, pensa poi come si riduce a 40 anni. Sì, intanto i miei amici fumano quasi tutti. Peggio per loro. Tu che fai, Gianni? Vai all'università? Sono iscritto al primo anno di filosofia. Oh, un altro. Tra qualche anno avremo tutti filosofi e nessuno capace di aggiustare il rubinetto. Ma io non voglio fare il filosofo, voglio fare il giornalista. Ah, è vero. A Gianni è sempre piaciuto tanto scrivere. Oh, anche a me. E allora perché non scrive? Non so. Forse perché mi sono sposata troppo presto o forse perché non so scrivere. Oddio mio, quanto è tardi. Io devo proprio andare. Chi mi accompagna? Perché andare in giro da sola la sera mi mette un po' paura. L'accompagno io. Grazie, Gianni. Allora, buonanotte. Sei stato carina ad accompagnarmi. Visto, sana e salva. Anche per stasera Jack lo spartatore ha fatto sciopero. Dai, buonanotte. No, dai, resta. Tra pochi minuti arriva mio marito. Così lo conosci, eh? Dai, parliamo un po'. Siedi, su, a fare i complimenti. Qual è il tuo scrittore preferito? Ma, così su due piedi, non saprei. Dovrei pensarci un attimino. Lo vuoi un whisky? Non so se... Beh,
Devi rispondere o sì o no, non è mica un problema filosofico. Beh, allora sì. Oh. Sa, penso che il mio scrittore preferito sia Fitzgerald, Francis Scott. Ah, sì, sì, io ho letto un suo romanzo, Per chi suona la campana. Ah, veramente quello è di Hemingway? Ah, sì? Io non ne sarei troppo sicura, eh. Ho visto pure il film con Gary Cooper, lui era bellissimo. Anche Ingrid Bergman. Senti, ma aiuti a tirare giù la lampo, per piacere, mi si incastra sempre. Tu ce l'hai la ragazza? Io? Beh, sì, abbastanza. Scommetto che, aio, che vestiti con la chiusura lampo non le porti, vero? Scommetto anch'io. Grazie, torno subito. Vibrando una molla mi viene la tremarella ballando il ser. Ma che fai, sei impazzito? Spegni questo giradischi che c'è mio figlio che dorme. Io mi dispiace veramente, non so cosa. Che c'è, sei un po' nervoso? Io no. E suo marito come si chiama? E a te che ti importa? A me niente. Siete sposati da molti anni? Sei appena compiuto 19 anni, come faccio a essere sposata da molto? Ah. Secondo te quanti anni ho? Ma io così... 34? No. 33? No, hai preso la direzione sbagliata, su. 35? No. 36? 37? No. 39? Hai saltato i 38. 38? No. 40? 40, compiuti da un mese. Ho letto che 40 anni è una gran bella età. Sì. L'ho letto anch'io, sono tutte fregnacce. Comunque, lei non li dimostra. Ma li ho. È sempre una donna bellissima. Trovi? Beh, mi sa che devo proprio andare. Ma dove vai? Non ci tieni a conoscere mio marito? Ecco, eccolo, questo è proprio lui. Beh, allora vado, eh. Io ti consiglierei di rimettere tutto a posto qua, eh? Potrebbe pensare che mi sei saltata addosso. Ma io non ho fatto niente. È appunto per questo. Sai, non avendo fatto niente, beccarsi due schiaffoni proprio da cretini, no? E poi mio marito c'ha un bruttissimo carattere. Oddio. Ciao, amore. Oh, ciao, com'è andato il viaggio? Ma guarda, un disastro, tutto in fila. Sì, terribile. Ah, questo è Gianni, il figlio di Paola. Sono andata a cena da loro e mi hai riaccompagnata a casa. Salve. Salve. Io ero... Ero qua, ma stavo andando. No, fermati, dove vai? Eccolo, vedi, Adriana, io te lo dico sempre. Tu attacchi l'autoparlante, cominci a raccontare la storia della tua vita. Sì, la gente scappa. È vero o no che te ne stavi andando perché ti eri rotto? Io? Ma no, ma per carità, guardi che sua moglie è simpaticissima, sa? Anche tu sei molto simpatico. Beh, io vado a dormire, eh? Ciao, buonanotte. Di nuovo? Ciao, cara, arrivo fra un po'. Senti, sai giocare a carte? Io? Oh, beh, me la cavicchio, ma... Dai, facciamoci un giro di rameno, cosa ne dici? Adesso, ma non sarà un po' troppo tardi? Ma quale tardi? Dai, un quarto d'ora, giusto il tempo di farla addormentare, così io mi risparmio il dovere, capito? Perché vedi, uno dopo una settimana di lavoro è sfiancato. Le mogli, invece, hanno sempre in mente quella roba lì, hai capito? Dai, andiamo a smazzare, dai. Se proprio insiste, smazziamo. E dai, Morino, facci prendere la barca. Mi dispiace, il tubabolo è partito e ha lasciato ordini precisi. La barca non si vuole toccare. Guarda, te lo prometto, facciamo un giretto a largo e torniamo prima dell'una. E dai, non fare il bischero. Bischero tu sei te, la barca non si vuole toccare. E tu dici che non lo sapevi, che la colpa è di Luca. Ah. Sì, così il vostro babbo mi tronca, la barca non si vuole toccare. Vabbè, vabbè, ti do 1000 lire. Non si vuole... Ho capito, mi rovino. 5000, ciao. Non si vuole. Non si vuole, non si vuole. Te ne do 15 io, va bene? Però non fate bischeri, tornate prima di tocco. Venduto! Ah, abbronzatissima, sotto i raggi del sole, com'è bello sognare, abbracciato con te. Ah, abbronzatissima,
a Giorgia Gagliardo sto Vianello, la fine del mondo. Non mi piace. Sì, Vianello, ma vuoi mettere con i Birds? Vianello, Birds, Beatles. In fin dei conti, quello che mi dà più libidine è sempre The Voice, il vecchio caro Frank. When somebody loves you, and you know who the truth loves you. Chi si tuffa per ultimo fa lingua in bocca con Little Tony. Io rimango e faccio le lingue con la famone. Ma tu sei sempre così socievole? E tu per attaccare il discorso sei sempre così banale? Dipende, a volte dico ciao, come stai? Altre volte dico salve. E in casi urgenti lo tiro fuori subito e gioco sul fattore sorpresa. Che scemo che sei. Tu a Milano ce l'hai la ragazza? Ce l'avevo, ma una storia finita. Perché? Perché diceva sempre che sono scemo. Scemo! E tu? Ce l'hai, ragazzo? Sì e no. Prima di partire abbiamo bisticciato. Lui voleva che io andassi a Ischia. Io non potevo e quindi mi ha detto che posso considerarmi sciolta. E tu come ti ritieni? Sciolta. Oh, la Madonna. Vedo la Madonna. Are you feeling more relaxed? Se senti il relax. Tu c'hai le mani thailandesi, altro che balle. A feci che te lo fai una partita a dadi? Quest'anno sono troppo forte. Ma mi vuoi proprio regalare i soldi? No, dico. Sì, te do una botta sulla capoccia che te faccio girare appena settimana, finché interessano per vagabondaggio. Uè, bambino, ma lo sai a me come mi chiamavano quando c'avevo le tatua? Felicinino. No. E il caspiga mat! E me con gli omberi. Dai, va, tiro prima io, che te le insegno io le categorie al gioco. Io sto gioco qua, sono testa di serie numero uno. Ecco, 10! Oh, Felicino, you're gonna gamble with fatty kid, are you? Per Dio! Non mi rompere l'anima quando sto giocando! For God's sake, don't break that bullsman in gaming with fatty kid! Cause you're such a bore! Che c'è, darling? Are you angry with me? Sei arrabbiata? Dai, piuttosto, fammi fare un bel panino king size, che c'ho cozzone che reclama altro rancio, dai, che ho fame, su! Visto? Più le tratti male, più... Ammazza il pezzo. Ammazza che culo, 11! Invece di guardarmi, perché non mi dà una mano? Sì, certo. Io mi chiamo Paolo. Io sono Susan. Susanna tutta panna? What did you say? No, niente, voleva essere una battuta, ma è venuta fuori una chiavica. Una chiavica? Yes, I'm in fedenzia, you know. Ma tu sei italiano? No, I'm napoletano. Allora, con quel panino fammici una pizza. Una pizza? Ehi, hey, ragazzi, vi va di fare veloci d'acqua sul pattino? Gagliardo, però sarà promesso che si tornava a luna e non facciamo disperate. Ma smettila! 11. A felicite, sto a fare proprio i bozzi. Ehi, hey, atleti, siete pronti? Vai col tango! Allora andiamo, eh! Sta' attento che sfasciamo tutto qua, Luca, eh! Ehi, ha parlato il mago di Napoli, Vai! Vado! E là! Sei diventata nera, 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 sei diventata nera, come il capo. Sei diventata nera, 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 sei diventata nera, come il capo. Ti spesa un giorno, prepara la sabbia, da sole che sta. Ehi, guardate il marchesino, sembra Esther William. Case sulle spalle, sei pagata. Vai, vai, vai. Che è successo? Come che è successo? Si è fuso tutto, Dio Nettuno! L'hai rotto te, eh? Te l'avevo detto che sfasciavamo tutto, ma tu niente! Te l'avevo detto io che portavi rogna, e tu dai! Sì, dai! Adesso il daddy ti fa il culone! Perdono, perdono, perdono. Io sono più ancora di te. Invece di tornare a luna, come avevano promesso, tornarono al tramonto. Il motoscafo rotto venne trascinato dal pattino. E i genitori e Morino stavano lì ad aspettarli. Papà, ti giuro, non è stata colpa mia. Non è stata colpa tua. Cretina! E adesso per 3 giorni te ne starai chiusa in camera tua. Via! E tu che c'hai da ridere? Guarda papà, ti giuro, questa volta non è stata colpa mia.
Cammina, vai a casa. Poi facciamo i conti. Ciao, Gian. Scranzati, oh, che razza di birboni che voi siete. Signora Marchesa, si sbrighi a fargli risalire sul quadro, sennò il Louvre chiude. Quando lo saprà il vostro babbo, e vi fronca e mi fronca. Wait a moment. La colpa non è mica mia, De Luca. It's incredible. Dai, Morino, non rompere le balle, eh. Domani cambiamo tutti i pistoni. Io vi cambierei le orecchie, non i pistoni a te, capito? Uè, ma sei scemo? Bene, Anderson, mollami, dai, tutto il giorno caremo, dai. Disgraziati, disgraziati, mi avete fatto morire, io mi sento male. Gesù, io mi sento male. Dai, mamma, smetti, non mica siamo al teatro. Muta! Dopo quella che ha fatto passare a mamma, ta muta! Papà, ma che c'entriamo noi? Si è rotto il motoscafo. Zitto, stai zitto, zitto. Siete tutti, lascia a me. Dammi la papà, si me tutto. Oh, Morino, te! Non glielo fa più, brutto buhaiolo. Ma fini figlio! Mi spiace di averti creato dei casini. Ma no, il casino sono loro, i miei genitori. Ah, ma allora quella è tua madre? Sì. Ah, e scommetto che tu non ti chiami neanche Barbara. No, mi chiamo Marina. Io no, io mi chiamo Luca. Allora ciao Luca. Ciao Marina. Ah Luca, te l'avevano detto pure i marchesini Pucci che si faceva una bischerata. Ma quale bischerata? Se mi va bene una cosa, penso di aver risolto l'estate. Guarda come gongolo, guarda come gongolo con il twist a Saint-Tropez. Nel continente nero, balabonzi bonzi bo, alle falde del Kilimangiaro, balabonzi bonzi bo, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famoso è l'Aligalli, Aligalli, Aligalli. Siamo i Batussi, gli altissimi negri. Ogni tre passi, facciamo sei metri. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole. Noi siamo i Batussi. Siamo i Batussi, siamo i Batussi, gli altissimi negri. Quello più basso, è alto due metri. Qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo. Siamo i Batussi. Alle giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti. Uè, Felicino, sei arrivato finalmente. Londra-Milano in 36 ore esatte. Ma cosa ti è successo? Hai imparato a guidare? Ma no, testa di zucchina, che ho cambiato carro, no? Con la Fubia Coupé si fa anche una bellezza. C'è uno sterzo di un compasso. Ma guarda là un po' che roba. Ma è proprio vero che le donne sono tutte troie, eh? Ti distrai un attimo e quelle... Zac. Zac un par di balle. Per Dio, dai, vieni qua, cazzo fai, che scena là? Felicino, posso amare, non vuoi ballare? Ma che ballare e ballare? Ti ho detto 100 volte che non ho piacere che balli in questo modo. Ecco, non ho piacere. Ma se Londra mi ha detto che ti eccitavi un sacco. A Londra mi eccitava, forte non ho piacere. Va bene, fine della trasmissione. Ma io volevo soltanto... Fine della trasmissione! Ehi, hey, my brother fratellone, c'è un gran movimento stasera giù in capanna, eh? Sembra il figodromo di Monza. Beato te che ancora ti diverti venirci qui. Se fosse per me me ne starei impiantato davanti al video, poi in branda la mia fighetta, gli do un colpetto e via di sonno rilassante fino al giorno dopo, come una bestia. E che a te, te manca la poesia? No, è che a voi mancano le fighe, dai sedetevi, va. Non si può fare. Oltre alle guerre se ci mancano pure i soldi. Ah. Con i nostri averi tutto quello che possiamo permetterci sono... due gazzose al banco del bar. Ma dai, sedetevi, pago io. Sì, paghi tu. Paga la biro. Tu firmi e poi alla fine dell'estate paga il papà del proprietario della biro, il signor Bic. Ma allora posso prendere anche un superalcolico? Ma sì, Dante Alighieri, dai, bevete quello che volete. Allora noi si va a cercare il cameriere. Ecco, bravo. Sapete cosa vi dico io? Che a me le vecchie mi tirano più delle ragazzine. Guardate la biondona lì. Altro che la tigre di Cremona, la tigre del materasso. Guarda, guarda, c'ha un visetto angelico, ma sotto sotto...
Anyway, tu te la faresti la signora? Io? Io no. Una donna sposata con tutti i problemi che c'ha e casini nella testa, no. Oh, Ciocio, sta venendo verso di me. Mi sa che ho fatto colpo. Gianni, come stai? Signora Balestra. Ti ricordi Gianni, il figlio di Paola? Come no, gli devo ancora 10 punti a Ramino. Beh, quando vuole possiamo smazzare una rivincita. No, quale smazzare, sbarbato? Facciamo una bella cosa, tu mi abbuoni i punti a Ramino. Io ti faccio fare un ballo con mia moglie. Sì, nel frattempo io vado a bermi un burro. Sai, perché la mia età non carburo. Mi tieni questo, allora? Certo. Dai, dammi tutta la palla. Andiamo, dai. Sì, ma guardi che non so ballare, quindi... Ma non... dai, cammina. Dai. Oh mio Signore, in questo mondo io non ho avuto tanto. Cosa c'è da guardare? Cos'è, ti vergogni di ballare con me davanti ai tuoi amici? No, anzi, è che ballare non mi diverte troppo. Ma tua madre lo sa che sei qui? No, e neanche la mia ragazza. E se lo sapesse cosa ti direbbe? Non lo saprà. Ah, pure bugiardo sei. E anche imbranato. Hai ragione te, non è divertente ballare così. Ciao e grazie lo stesso. Per tutto quello che tu hai fatto per me. Per me. Però se questa sera posso farti. Chi è quella lì? Ma niente, un'amica di mia madre. Niente, è un'amica di sua madre. Ce l'avesse mia madre delle amiche così e chi se muoverebbe più di casa? Preciso! Ma che fai? Fumi adesso! Se ti vede papà, sono ammazzate sono. E tanto papà mi può pure vedere, chi se ne frega? Oh, Marie, guarda che villa stupenda che tiene questo. Andavo a 100 all'ora per vederla, bimba mia. Ciao Marina. Ciao Luca. E tu? Che ci fai qui? No, io ho accompagnato Marina. Sì, se no in me non mi facevano venire. Ah, va bene, ok. Vieni che ti devo far vedere una cosa. Beh, cosa fai? Il mastino napoletano? Guarda che non te la mangio mica, sai. Te la sbrano. Come te? Non c'è nessuno, è per questo che t'amo, ed in punta di piedi entrerò nei tuoi sogni segreti. Ma smetti di fare il cretino? Oh, l'avevo da fare te la lezione della mattonella. Sì, ma tu mi stringi troppo. Non vedi questa? Nel ballo della mattonella se deve stringere. Io preferisco il surf. Perché te manca la tecnica? Gli devi da giù col bacino. Così, per il ballo della mattonella. Oh! Sì, la mattonella sul culo. E ammazza che delicatezza, oh. Micidiali. Queste feste sono micidiali. No, sei tu che sei un orso. E poi oggi sono 3 anni che stiamo insieme. Nemmeno te lo sei ricordato. Andiamo a ballare? Non c'è nessuno. E per questo che danno. Guarda, lo bellino. Da un po' di tempo Gianni l'è diventato come Fred Astaire. Oddio mio, questa è proprio ganza. Il Gianni l'è diventato come Fred Astaire. Questa è proprio ganza. Siamo giunti alla 12ª ripresa e il campione sembra sempre più scatenato. Si è gettato all'attacco sferrando dei destri micidiali. La sua incredibile potenza ha piegato la volontà dello sfidante in queste ultime fasi dell'incontro. Ma ecco che il campione riparte all'offensiva. Cazzo, che bestia sto negrone. Come hai detto che si chiama? Cassius Clay. Oh, quello ha vinto la medaglia d'oro a Roma. La Madonna, com'è tosto. Tira certi spadafloni, hai visto? Felicino, dai, vieni a ballare. Vai a cagare, dai. Ma quanto dura questa strazio? Oh, questa strazio! Senti, mi scassaminchia, quando c'è lo sport in televisione mi devi dare il break, se no... Aria, te ne torni sulle bianche scogliere di Dover. Dai, vai fuori dalle balle, che non riesco a concentrarmi, non riesco.
Sta qua mi dà lo sfinimento, eh. Come ho visto il cartello Forte dei Marmi, già non la potevo più vedere. Mi faceva già calare la cataratta. Non ridete, che non sta bene. C'è la Susan e poi non ho piacere, non ho piacere. Sai, anche a me non piace la box. Noi ci conosciamo. Sì, sono Paolo. Ah, quello siciliano. No, napoletano. Ti ricordi sul motoscafo? Quando sei qui vicino a me. Ti divertono queste feste? Perché è una festa. Io vedo tutti che non sono contente. Anche tu hai la faccia triste. No, è che mi capita sempre così. Quando c'è un po' di gente divento timido. Allora vorrei mettermi in un angolino e non farmi vedere dagli altri. Lo so, è una scemata, ma sono fatto così. Ma devi imparare a socialize. Che significa? Socializzare, come un'ape che vola su tanti fiori. Prendi qua, prendi là, e poi diventa migliore. Bella questa canzone, vero? Yes, it's very nice. È molto romantico. Vedi che non sai socializzare. Hai voluto parlare con me, ma non me lo chiedi. Ti va di socializzare? Voglio dire di ballare, scusa. Non mi so stufare di stare qui. Senti, usciamo. Con chi? Con me. Vado su, mi cambio e torno right away. Ti aspetto. Mi dai un bacio? Ma sei matto? Facciamo così. Io te lo do. Se non ti piace, smetto. Dai, non fare il cretino. Guarda, mi metto anche le mani dietro la schiena. E poi ti do anche un altro vantaggio. Uso solo il labbro superiore. Quello leporino. Ma ci conosciamo solo da pochi giorni. Ah, vabbè, ho capito. Allora, oggi è il 10 luglio. Pensi che per il 4 agosto possiamo far scattare le lingue? Io prima di baciare qualcuno devo essere proprio sicura. Oh, guarda che è un mese che non mangio cipolla, eh? Lo sai che sei buffo. Lo sai che sei bella. Mi sembra un organo che vibra per te, per me. E adesso che dirà la tua ragazza di Milano? Quello che dirà il tuo ragazzo di Napoli. Quello dice un sacco di parolacce. Allora mi assomiglia. No, tu baci meglio. Susan? Susan, dove sei? Uè, Susan, sarai anche una rompina, ma sei sempre una gaffe mica da ridere. Dai, vieni qua che andiamo via di gusto, dai, che andiamo via di gusto, dai, vieni qua. Dai, vediamo se ti piace più questo della boss. Oh! Ma come, è già finita? È già finito, per forza, no? Fra 5 minuti alla tele trasmettono gli europei atletica leggera. Posso mica perdermeli, testa! Paolo, che è? Paolo, dove vai? Paolo! Ma lascialo andare il masagnello. Siamo in vacanza? Divertiamoci. Twist, twist, tutto il mondo. Twist, twist. Uè, Gino, vai a stappare 5-6 boccioni di champagne e tira via tutto il caviale dalla cassaforte. Forza. Signorino Luca, lo sai che il commendatore è gelosissimo del suo caviale? Ma come fai adesso? Prendi le parti del papà? Ma non facciamo i barboni! Ma cosa volete che sia qualche chilo di caviale? Vorrà dire che quest'inverno ci rifacciamo con le paghe degli operai! Va bene! Chissà perché i padri quando invecchiano diventano così strozzi. Te lo spiego io il perché. Perché hanno dei figli pistola come te! Ma papà... cosa c'è qui? Scherzato. Cosa c'è? Cosa succede qui? Guardi, guarda che la colpa è di Luca, non è mica mia. Mettiamo le cose in chiaro. Capitani coraggiosi. Ho capito, ho capito. Appena svolto l'angolo scatta il bacanale. Ma quale bacanale, papà? Questo qua è un surprise party, twist. Cosa? A San Truppe, la luna si sveglia. Dai, insomma, cosa sono? Chi sono questi barboni che mi porta in casa? Barboni! Oh! Piano coi barboni, Che io qui dentro ho portato il fiorfiore della nobiltà. Ti presento i Marchesini Pucci, sangue blu dipinto nel blu. Ganza questa luna. Dai, insomma, basta con queste menate. E adesso fuori dalle balle, tutti! Fuori tutti! Ma bravo, papà! Uè ragazzi, mi dispiace, la musica è finita, gli amici se ne vanno. Ciao Marina, andiamo in branda, va? Gianni, te voglio dare il telefono, femmina. Deve essere quella rompiballe di mia madre, ma dico, cosa ho fatto di male io? Cosa ho fatto? Vado. Pronto? Sono io, chi parla? Devi essere pieno di donne che ti chiamano se non mi riconosci. Sì, bravo, sono proprio io in carne d'ossa.
quella che nella tua lettera definisci una donna eccezionale. No, 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 Gianni, non sono offesa. A una donna fa sempre piacere ricevere delle parole gentili. E poi io sono davvero eccezionale. No, no, non ti sto prendendo in giro. Quello che tu dici è tutto vero. Io mi sento spesso sola e mi fa piacere di parlare con qualcuno. Sai, io adesso sono qua a una festa di amici, sì, si balla, ci si diverte. Un raduno simpatico. Sai, l'altra sera, mentre stavamo alla capannina, mi veniva voglia di stringerti forte. Non so, un fatto di tenerezza. Oddio, non certo di sesso, No, 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 Gianni, non ho detto che sei fesso, ho detto non certo una cosa di sesso. Senti, vogliamo rivederci qualche volta, Domani? Va bene, sì. Facciamo domani. Allora domani. Ciao Gianni, ciao. Ah, Gianni, se non ci diciamo dove ci vediamo, non ci vedremo mai. Vogliamo fare a casa mia? Va bene. Signora Balestra! Ma che fai qui? Beh, per non comprometterla. Compromettere cosa? Sa, suo marito. Dovesse vederci, potrebbe insospettirsi. E poi lo ha detto lei, che è un tipo molto irascibile. Ma mio marito non è in casa, viene solo per weekend. Ah, tipico. Dai, vieni dentro. Cosa legge di bello? I racconti di Hemingway, quelli che mi hai consigliato tu. Ah, veramente? Io le avevo consigliato Fitzgerald, ma... Ma questi sono i racconti di Fitzgerald? Ma no. Io faccio una confusione con questi autori stranieri. Se vuole posso darle io qualche lezione. Gratis, naturalmente. Ne ho proprio bisogno? Senti, Gianni, io volevo dirti una cosa, ma mi vergogno un po'. Sai, ti conosco poco e ho quasi 20 anni più di te. Oh, l'età, cosa vuole che conti l'età? L'età è solo un fatto anagrafico. Io voglio farti vedere una cosa. E io una voglia matta di vederla, questa cosa. Ma se non sai che cos'è? Ma credo di aver intuito. Sul serio? Allora vieni in camera mia. Come vuole. No, 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 non mi dare del lei, dammi del tu. Certo, come vuole lei, signora Balestra. Ci tengo moltissimo, non l'ho mai fatta leggere a nessuno. Le ho scritte quando ero più giovane. Gianni, ma... Cosa ci fai dentro il mio letto? Non doveva farmi vedere una cosa? Le mie poesie. Ah, le sue poesie? Fantastico. E io mi ero messo qui comodo per ascoltare. Gianni, ma cosa ti sei messo in testa? Io? Niente. Guardi, lo giuro, sono ancora vestito. È pazzesco. Ma ti rendi conto che potrei essere tua madre? Io non ho il coraggio di farti leggere le mie poesie e tu invece ti infili nel mio letto. Guardi, che ero venuto qua per ascoltare le sue poesie. Avevo intuito tutto perfettamente, sa, mi creda. Ma non ci davamo del tu? Siediti, dai. Sei un po' nervoso, eh? Vuole la verità? Sì. E lei, anzi, tu sei nervosa? Vuoi la verità? No. Dai. Quando la luna sostituisce il sole, quando la luce diventa di stella, nei miei occhi si spegne la speranza e nel mio cuore si accende l'ombra. Bella, molto delicata, femminile. Beh, cose di tanto tempo fa. Si sente una sorta di malinconia giovanile. Ah, ecco, guarda. Questa è la mia preferita. Vuoi che te la legga? Sono qua per questo. Si intitola Io e il mio gatto. Interessante. Oh, però se non ti piace dimmi la verità, Sarò spietato. Allora, io e il mio gatto. Io e il mio gatto ci teniamo compagnia. E quando il tramonto ci dà nostalgia, una carezza e un miagolio, intanto la notte scende sul pendio. Carina, no? Fantastica. Assolutamente fantastica. C'è una strada da
espressione nei tuoi occhi vogliono dirmi che non mi ami più. Vogliono dirmi che non mi vuoi più bene. Mi fanno già capire che io ti perderò. Quando l'estate cominciava a farsi noiosa e ripetitiva, saltava fuori l'idea della gita in bicicletta. Si sentivano tutti allegri e spensierati, ma il più allegro di tutti era Paolo. Felicino non era voluto venire e Susan era lì sola, pronta a socializzare. Selvaggia, e Gianni dove l'ha lasciato? Che ne so, doveva andare con i suoi da qualche parte. Senti, si incazza Gianni se ti faccio un po' di corte? No, mi incazzo io! Oh, io devo nascere in Svezia, qui c'è della capoccia piena di pregiudizi! Qui invece ce l'hai piena di stronzate! Fini? Fini? Avete studiato le orsoline, eh? Ammazza che gente! Ma dai, togli quella mano! Cos'è, hai paura di non abbronzarti? Dai. No, ma la devi togliere! Ma come può piacerti se sai che io non voglio? Ma io non ho mica detto che mi piace! E allora perché lo fai? Perché l'ho visto fare! Da chi? Ma in giro, da tutti. Anche Alberto Lupo l'ha fatto nella cittadella. Sì, ma qui non siamo nella cittadella. Se per quello neanche io sono Alberto Lupo. Però... Però cosa? No, dico, però magari mi piace anche a me. Allora posso dirti la verità? A me invece piace moltissimo. Le tue parole. Voi che fai, innamorato? Ho gli fiori di campo per la tua bella. Quando il gatto c'è, i topi ballano. Ganzo questa. Ma tu sei geloso di Felicino? Chi io? E di che dovrei essere gelosa? Tu stai con lui, ci mancherebbe altro. Ma io sto con Felicino quando c'è Felicino. E quando non c'è, sono sola. Perché non mi dai un bacio? Eh già. Perché non ti do un bacio? E allora? Oh my God! E la pioggia che va! Interrompiamo le trasmissioni di Bandiera Gialla per comunicarvi una grande notizia di ciclismo. Dopo l'ultima vincente tappa a cronometro da Fontainebleau a Parigi, Felice Gimondi ha vinto il Tour de France. È pratica! Dai, passami la coperta! E capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore. E capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore. Verso la fine di agosto, al Golden Beach si svolgeva la tradizionale elezione di Miss Versilia. Quell'estate il titolo di reginetta della spiaggia toccò a Susan, che fece valere il suo fascino nordico. Così, per bene, andiamo a fare il pescione. Ma che guarda, ma che stringila! Ma lei è la mia compagna! Forza! Lo sai? Ci si bene davvero. Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste. Scusate ragazzi, avete visto Susan? Sì, era con cerca a fare le foto, là. Grazie, prego. Hai visto? Lui le stava facendo un servizio fotografico. Oh, diavolino! Un servizio fotografico, danza questa. Susan! Penso sempre, sai,
Susan, dove sei? Susan? Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona. Che fisse ti han preso, vuoi diventare François Sagan? Non lo so io. Va bene. Dai, amore, stai su, non senti che caldo che fa. Dai, sta al tuo posto. D'inverno fa freddo, d'estate fa caldo, gli altri giorni sei stanco. Mamma mia, quanto sei noioso. Ma non è quello, scusa. È che io sono qui, vengo per rilassarmi. E tu invece mi agiti. Ma come ti agito? Io voglio parlare un po' con te. Parlare? Ma cosa vuoi parlare a quest'ora? A quest'ora si dorme, no? Poi cosa dobbiamo dirci? È una vita che parliamo. Vabbè. Parliamo delle tonsille del bambino, delle vacanze, delle cameriere e delle tue macchine. Ecco, non si parla d'altro che delle tue macchine. Almeno una volta parlavamo in macchina. Ti ricordi quella volta a Cortina? Yes, I remember. Faceva un freddo della Madonna. Solo quello ti ricordi? No, non mi ricordo per esempio che macchina avevo, se era un Alfone 1009 o se era l'Aurelia Spider. Senti, cos'ero? Alfista o lancista? Era una Porsche. Esatto, brava, macchina di grande libidine. Hai ragione tu, Adriana, quelli erano bei tempi. A cosa stai pensando? Sto pensando che quasi quasi me ne faccio un'altra di Porsche. Come la vedi? Ah, scusami, io ti vengo a trovare, faccio il viaggio rilassato e impiego anche mezz'ora di meno. Ecco, bravo. Così almeno abbiamo mezz'ora di più per parlare. E vabbè, buonanotte. Spesso il pomeriggio i ragazzi si ritrovavano in un bar frequentato dai vitelloni locali. C'era Gualtiero, detto il divo, che dopo una piccola parte nel sorpasso di Dino Risi sperava di sfondare nel mondo del cinema. C'era Dadi, fissato con le motociclette e le straniere. E Dante, fissato con la politica. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano. E ragazzi, avete visto che roba lì? Che diavolata, e c'ha il diavolo in corpo. Saprei io come toglierle il diavolo in corpo, Maremma Bucaiola. Tu parli tanto, ma non combini mai una sega. E c'ha ragione Dadi, tu sei ganzo solo a parole. Ah sì? Allora vi fo vedere io cos'è capace di combinare il Gualtiero. Bravo Divo, tieni alta la bandiera della Versilia. Forse sono brividi, brividi d'amore. Guarda come dondolo, guarda come dondolo. Gualtiero, che fai? Il twist.
con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole venirmi con te insieme a te. Ma guarda, prima mi provochi e poi lasciami stare. Oh bimba, io non ti mollo mica. Ai, lasciami stare. Domani raggiungo il Beppe in Corsica, pare che ci stia da gustare. Come bestie! E Susan? La lascio qua, vado in Corsica. Susan che mi porta presso il fagottone, non ho piacere. No, ma cosa fai il fagottone? Ehi, indigeno, cosa sei dietro a fare? Lo dico, se ti vuoi divertire, vai al porto di Livorno. Lì ne trovi quante ne vuoi di troie che vanno bene per te. You understand? Eh? Stamma a sentire, buaiolo. Tu ci vieni da Milano a fare il furbo e a me un migamba. Per cui torna da quella maiala della tua mamma, se no ti spezzo le gambe. Lascia stare la mia maneta, sai? Lascia stare la maneta! Che te ne anche la conosci da tua! Non è fortuna, ragazzi, ci scatta un servizio oggi. Dai così, dai, picchialo, forte, dai! Che vuole vedere il sangue, c'è un culo dentro che è la fine del mondo. Non mi vado a alterare, eh? Non mi vado a alterare! Perché se mi vado a alterare, mi spacco, squarto! Occhio che mio fratello è una bestia, eh? Occhio! Occhio! Sangue? Oh, signor? Oh, Luca, oh, furbino, e son 10 anni che te e il tuo fratello venite qua a confusione. Dai, non fare il bambino. Adesso basta, capito? Dai, Dadi, lo sai che sono per la non violenza. Parliamone, apriamo un dibattito. Sto, hai visto? E adesso, Grullo, la tiri su e anche in fretta. No, guarda, io non tiro su proprio niente. Se vuoi ti chiamo l'antiquario che te la porta via lui. 250 lire le dovresti ancora beccare. Parli te che c'è quel cacciatore di Vespa. Sarà ganzo il tuo cesso. Cesso? L'ho preparata io e va che è una bomba. Ah, sì? Allora quando volete ve lo fo vedere io quale delle due è la bomba. Va bene? D'accordo, si fa a gara. Però chi perde non ha più diritto di venire qui al bar per tutta la stagione. Ci stai? Ci sto. Alto. Sigla, per serietà. Vai il culo a sto carciofo! Sì, un celebre nessuno contro la mi belva! Dai, Luca, ma smettila! Al massimo andiamo a prenderci gelato in un altro bar, no? È troppo tardi, Marina. Comunque non ti preoccupare, sarà una passeggiata. Sì. Sì, centauri, avete capito? Fate il giro della pineta e poi tornate qua. Va bene, sì? Va bene. Ok. Però non è giusto, eh. Io c'ho 125 di cilindrata. Mentre lui c'ha 150. E adesso cosa stiamo lì a guardare il cappello? Ma dai. Oh, che capello? Sono 25 centimetri cubici di differenza. Basta. Va bene, allora, ascolta qua, Little Tony dei poveri. Facciamo così. Io mi prendo a bordo anche un secondo passeggero. Va bene? Giusto. Si può le fare. Ok, allora, chi è che viene con me, dai? Non si può, siamo in due. Vengo io. No, Bravo. Count, it's dangerous. No, it's dangerous for me. Basta che mi tengo forte, non vi preoccupate. Sì, mi tengo forte io qua. Mago di Napoli, dì buona fortuna un po' a lui, che così gli si spegne subito il motore. Allora, pronti ragazzi? Via! Madonna, aia, rotta Napoli. Aia, la gamba, che dolore! Aia. Che fai? Te tu ti ritiri! Ma va a cagare, scemo! Aia. No! Arrosta! Madonna, Gesù, Gesù! Ma come hai fatto a cascare dalla vespa? È un fenomeno! È riuscito a portarsi Ronia da solo! Ma non è niente, papà, non ti preoccupare, mi sono distratto un attimo! Scommetto che io vivo come i pazzi!
No, come pazzi. Saremmo andati a... A 30 all'ora. Forse 35. E tu sei caduto a 30 all'ora. Andò, noi tenemmo un figlio broccolo. Madonna mia, e dai mamma, sono cose che capitano. E come no? Hai broccoli. Dottore, dottore. Oh, dottore. Mio figlio è grave. No, è tutto a posto. Ti avevo detto che eri dangerous, ma non ascolti mai consigli. Ho fatto proprio la figura dello scemo, vero? Ma ti fa molto male? No, se ci sei tu, no. Dottore, allora possiamo stare tranquilli? Sì, non si preoccupi, è una sciocchezza. Grazie. Grazie, dottore. Anto, ma secondo te, nostro figlio a straniera fa ne cosa? Si è preso del papà, fa ne cose, cosine, cosette, cosone. Insomma, tutte cose. Ha parlato Casanova. Ma vattene. Mi spiace, per colpa mia si è rovinato le vacanze. Almeno adesso lo promuovono. Lo sai, il gesto fa intenerire i professori. Senti, allora per stasera come siamo d'accordo? Ti vengo a prendere qui? No, io resto qui con Paolo. Così se hai bisogno di qualcosa ci sono io. Ma io senza di te divento pazzo. Guarda, adesso do una craniata contro il muro così mi faccio ricoverare anch'io. E dai, smettila, mica scappo. Ci vediamo domani, ok? Sì? Mm-hmm. Domani. Domani è un altro giorno. Si vedrà. È più giusto dire anno solare, perché di anni cristiani ve ne sono stati parecchi. Noi adoperiamo l'anno... Che giornata di merda. Prima mi hai chiamato Felicino della Corsica. E cosa ti ho detto? Niente. Sai come lui. E per i fiorentini vi era l'anno che partiva dall'incarnazione. Senti, ti vado a fumare. E questo dava luogo. Che roba è? Da noi si chiama pot. Ti fa sentire bene. Cazzo, ma tu ti droghi? Ma ti sembro drogata? No, però dicono che questa roba qua sia micidiale. Ma tu non hai mai fumato? No, ma ne ho sentito parlare. È vero che si vomita? Bullshit, si parte per un altro mondo. Tutto diventa fantastico, anzi, ti sembra proprio da volare. Come Modugno? No. Come nelle canzoni di Donovan? Eh? Più o meno. Senti, ce l'hai una pipa? Sì, c'ho la Danilona del papà. Ci ha affezionato, occhio. Questo va bene. Natale dell'anno 800. Bene, il Natale dell'anno 800. E se ci vede il professor Cuto? Per noi l'anno 700. Professore, qui ci si droga, Mamma mia. Poi, ma non è pericoloso. Wow. T'ha già acchiappato? A me non mi fa niente. Ma chiudi gli occhi, lasciati andare. Susan, mi senti? No. Allora te lo posso dire? Ti l'ho detto che non ti sento. E adesso mi senti? No. Allora vado avanti. Ma che cosa stai facendo? Fumo. Ah. M'ha acchiappato! Vedo tutto adesso, vedo Donovan, vedo Modugno, vedo il professor Cutolo, vedo tutto. Vedo... Mamma che pere! Pronto? Pronto, Luca? Ciao, sono io, come va? Ciao, Marina. Ah, no, niente, una noia. Ero qua col professor Cutolo. Se viene fuori anche padre Mariano, mi sa che vado a letto subito. E Paolo? Sta ancora male? No, Paolo adesso sta bene, sta dormendo. Pensa che prima non ha fatto altro che parlarmi di Susan. A proposito, Susan è lì da te? Susan? Ma adesso guardo se c'è. Susan! Pronto, Marina? Ciao, Susan. Sai, io ti telefono da parte di Paolo.
Mio fratello è molto timido e a volte non ha il coraggio di dire certe cose in faccia. Però lui ti vuole molto bene. Anch'io lo voglio molto bene. D'accordo. Domani verrò in ospedale. Va bene, Mary. Ciao. Facciamo un richiamino? Dai. Coito interruptus. Te l'avevo detto io che oggi era una giornata di merda. Tutto storto mi va. Guarda, adesso ci manca solo che arrivi il mio babbo. Oh, Madonna. Dai, vestiti, vestiti. Ma cos'è che fai, pirla? Niente, papà. Quante volte ti ho detto che non devi adoperare la mia pipa? Ah. Lo sai che ci tengo tanto. Scusa. Ma cosa fai? Fumi a quest'ora? Lo sai che la mamma non vuole. Oh, ma Caino, questa qui non se la ciulava tuo fratello. Vabbè, finché resta in famiglia. Ah, vabbè. Contenti voi. Mi sa che se la roba gli acchiappa anche al papi, la mamma stasera si fa due risate. Mi sono innamorato. Da quando si era innamorato di Adriana, Gianni si era totalmente staccato dagli amici. Trascorreva i pomeriggi a casa, in attesa di una sua possibile telefonata. Gianni, perché non esci un po'? Non mi va. Scusa, se dovevi passare tutte le giornate chiuse in casa, potevamo restare in città, no? Che succede? Problemi con Selvaggio? Ma dai, mamma, lasciami leggere. Di' la verità. Tu ti sei innamorato di un'altra. Che palle! No, che palle lo dico io. Mi dà molto fastidio vederti tutto il giorno buttato qui, su questa poltrona, come un cuscino. Cosa preferiresti, che stessi appeso al soffitto come un lampadario? Lascia per me! Pronto? Ciao, Gianni. Sono Adriana. Vediamoci subito in cabina da me. Non son degno di te. Non ti merito più. Ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta. E va bene così, me ne vado da te. La morfina rubinosa, ci sei cascato, eh? Ti garbava, fa l'amore in cabina, Innamorato! Ignoranti, ma vi fate gli affari vostri! E dai, raccontaci cosa fate tu e Lady Chatterley! Per il Casanova di Genova Principe, hip hip! Ciao! Ciao! Cos'è? Vai di fretta o puoi parlare un attimo? Vado di fretta. Devi correre da lei? Ti ho visto, sai. Si può sapere cos'è che ti ho fatto di male? Non mi hai fatto niente. Gianni, sul serio ti piace quella? Ma scusa, potrebbe essere tua madre. Stai zitta! Se ti ho fatto qualcosa di male, dimmelo. Non mi hai fatto niente. Niente, proprio niente. Credevo che tu mi volessi bene. Se penso alle robe che mi scrivevi quest'inverno, ogni tre parole ci mettevi l'amore. Era diverso allora, ma adesso è cambiato tutto. E poi sai qual è il tuo problema? Che non sei abbastanza matura per me. Ciao, Gianni. Omorino, presto, vieni ad aiutarmi, c'è uno che affoga! Arrivo! Non la lasciare! Tienla a casa! Tienla ferma! Morino! Bradino! Siete figlio di Franco! Dopo, partita, incontro! A becca morto, ma dove credi di star arbitrà? A Wimbledon, ammazza che tipo! Ah, impara a giocare, vai! Fatti un panino con la Coppa Davis, ciccio! Senti Gianni, ti dispiace per lo scherzo che ti abbiamo fatto ieri? Ma va, mica me la sono presa, dai! No, guarda, va bene tutto, ma il rapporto sentimentale va sempre rispettato. Ma quale sentimentale? Il rapporto è sessuale, caro mio! Ma allora è vero che tu e la signora... Ma perché? Ti stupisci?
Sembrava una donna così per bene. Ah, sì, ma infatti lo è. Mi sta facendo passare un'estate proprio per bene. E dai, non fare il misterioso, Hitchcock. Racconta. Cosa vuoi che ti racconti? Mi sta spolpando vivo. Ma allora la signora è una di quelle che fa tutto? Tutto. E le piace? Se le piace. Quella lì, come la tocchi e le vengono i brividi. È pazzesca. Io una donna così mica l'ho mai incontrata. E poi guarda, le fa il solletico sulla spalla e quella attacca ad urlare e ti dice delle cose mentre siamo a letto. Cosa dice? Cosa dice? Ma allora è una maialona. Una maialona. Sì, mi sembra di averti già visto in spiaggia. Con Gianni, se non sbaglio, no? Infatti, io sono un grande amico di Gianni. Anzi, diciamoci la verità, io sono il suo migliore amico. Tra di noi ci diciamo tutto, eh? È stato proprio lui a spingermi in un certo senso a venirla a trovare. Disturbo? Ma per carità, accomodati. Vuoi un tè freddo? Grazie. Gianni ha proprio ragione. Lei ha l'aria di una donna fuori dal comune. No, oh, sono una normalissima moglie borghese in vacanza. A proposito, suo marito è in casa? No, no, lui non c'è quasi mai. Ah, interessante. Beh, io direi deprimenti. Beh, dipende dai punti di vista. E così il nostro Gianni va in giro dicendo che io sono una donna sensibile? Non sensibile, molto sensibile. No, che scemo. Sa, tra me e Gianni non ci sono proprio segreti. So tutto sulla sua spalla. Ah, sì? E che cosa sai? So. Ma stia tranquilla, non parlo con nessuno. Sono come una tomba. Ma cosa stai dicendo? Ma niente. È che conosco questo genere di situazioni perché ho già avuto delle relazioni con delle donne sposate. Ha sentito che roba? No. Non sente niente? No. Neanche un po' di solletico? No. No, scusi, eh? Ma a questo punto lei dovrebbe urlare. Tu vuoi che urlo? Se lei urla, io mi gaso al massimo. E se poi mi dice anche una di quelle paroline che dice a Gianni, facciamo tombola. Sì. Ma sì. Sì. Te le dico sì le paroline, certo. Sì, me le dico. Brutto idiota. Deficiente imbecille. Ma signora Balestra, cosa fa? Mi dà degli sganassoni? Questo Gianni non me l'aveva detto. E che cosa ti ha detto Gianni, oltre al fatto che sono molto sensibile, eh? E mi ha detto che lei, insomma, è una maialona. Ma signora... Brutto maialone sarai tu e quel deficiente dell'amico tuo. Adesso lo sistemo io quando lo vedo. Ehi là, buongiorno Adriana. Ti ho portato quei racconti di Salinger. Ah, eccolo qua, il marchese de Sade. Vieni un po' qua, tu, che ti devo dire due paroline. Oh! Ma che succede? Succede che non ti voglio più vedere, chiaro? E adesso fuori da casa mia, tutti e due! Ma piuttosto, che ci sei venuto a fare tu qui? Cosa ci sono venuto a fare? La figura del pirlone per colpa tua. Ah, vuoi dire che le hai raccontato tutto quello che ti ho detto ieri? Risposta esatta. Oh, madonna, e lei come l'ha presa? Te lo dico con parole sue. Vabbè. Oh! E adesso se non hai capito te lo dico con le parole mie invece. Vabbè. Pirla. Io sono un soldato, non sono un assassino. Che conta la vita di 100 o 200 persone davanti ai vittori di Grand Reich sono come mosche. E io non ammazzo nemmeno le mosche. E sa cosa le dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò, né ora, né mai. Attate, colonnello, io ho carta bianca. E ci si pulisca il culo, va bene? Disgraziato maledetto. Sparare contro il proprio colonnello. Il colonnello mai l'ho visto arrivare vestito da inglese. Guaglia, si ricordi che io sono un guerriero. E per esigenze belliche posso vestirmi in qualunque modo. Anche da prete sei in casa. Ah no, io contro un prete non avrei mai... Ti dispiace se ti abbraccio? Per me
Guarda che se hai intenzione di darmi un bacio... Che cosa? Ti do il permesso. Lo sai che mi sei mancato un casino in tutto questo tempo? Anche tu. Meglio, grazie. Paolino, beh, ti lascio solo un attimo e tu mi combini sti casini. Però sei elegante col gessato. Ciao, Maria. Com'è andata la crociera? Alla grande, fighette a mazzi, roba da non credere. Molto piacevole. Cos'è questo? Ehi, smettila che c'è mia madre che ci guarda. Dai, Marina, andiamo su in camera tua. Ma sei matto? Sì, sono matto. Un cuore matto, matto dalle gare. Aspetta, aspetta. Io vado un attimo a prendere una cosa in camera, torno subito. Ma chi ha scritto? Dio come ti amo, così quando torni in Africa puoi dire che te l'ha scritto una bionda con due pere come cocomeri. Ma sì, una bionda come Susan. Magari i tuoi amici gli dice che era proprio lei. Peposino! Luca, ma da dove spuchi? Sono venuto su dalla terrazza. Ma sei proprio pazzo. Sì, sono pazzo di te. Io, mia madre! Siamo rovinati! No! Marina, io e te dobbiamo fare quattro chiacchiere. Io e papà l'abbiamo capito, sai, che quel giovanotto di Milano ti piace. Perché? È vietato? No, anzi. E noi abbiamo fatto una piccola inchiesta sulla spiaggia e risulta che il giovanotto è di ottima famiglia, molto ricca, milioni. Marinè, tanta milioni che gli escono per le orecchie. Senti, mamma, a me dei soldi non me ne importa niente. E poi Luca mi piacerebbe anche se fosse il garzone del fornaio. Ma certamente, ti capisco. Però pure i soldi non guastano. Ci pensi che bella soddisfazione per me e per tuo padre se tu facessi un matrimonio con un giovanotto così. Marinè. Marina, ma tu l'hai vista la madre? Sembra la Madonna di Pompei, tutta coperta di gioielli. È una bellezza. Mamma, dai, smettila. Insomma, tu hai la nostra benedizione. Ma tienatela stretta, sto guaglione. Marina, non te fa scappare, perché un'occasione così non capita due volte. Dammi un bacio. Se sei venuta fuori così bella che tutti quanti ti corrono dietro, un po' di merito è pure mio, no? Che c'è? Ma mia madre riesce sempre a rovinarmi tutto. Ma va, dai che non è successo niente. Vieni dal tuo fornaretto, dai. A mezzanotte sai che io ti penserò. Ovunque tu sarai, sei mia. E stringerò il cuscino fra le ma che fai? Mentre cercherò il tuo viso. Ho voglia di far l'amore con te. No, dai, ti prego, io non l'ho mai fatto. Appunto. Prima o poi bisogna farlo. Pensa un po', l'ha fatto anche tua mamma. Sì, lo so, ma sai, ci sono dei momenti in cui voglio. E poi dei momenti che non voglio più. Ma non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a un altro uomo. Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi è diventata un pugno. Dai, facciamolo adesso. Non so se ne sono capace. Ma sì, certo. Vedrai che ti viene naturale.
E se poi rimango incinta? È escluso. Ho messo la spirale. Oh, bene! Auguri, cara. No. Tanti auguri. Grazie. Come mai è venuta anche quella? Quella chi? Lo sai benissimo, la tua signora. Ah, Adriana. L'hanno portata i miei, c'è anche suo marito. Io non ce la voglio quella lì al mio compleanno. Ma mica potevo impedirglielo. Secondo me sei stato proprio tu ad invitarla. Non dire idiozie, dai. La verità è che non dovevamo rimetterci insieme, perché io non sono tuo tipo, a te piacciono quelle lì, quelle mature. Non dire così, lo sai che non è vero. Allora, perché è venuta? Perché mi faceva piacere conoscerti. Io invece non ci tengo. Ma non è che stavate litigando per colpa mia, no? No, per carità. Sì, invece, se ci tieni a saperlo, Gianni è ancora pazzo di lei. Che parole grosse. Pazzo di me. Guardi, signora Balestra, che non è vero, eh? Ma io ci credo benissimo. Il guaio è che lei non ci crede. Certo che non ci credo, poi... certe cose non bisogna spiegarle. Ma se io ti dicessi che Gianni non ha nessuna colpa, tu mi crederesti? Sai, queste sono cose che a una donna della mia età possono succedere. Una si annoia, si sente sola e così punta un ragazzo più giovane. Sono stata io a stuzzicarlo, Gianni. E lui, per rispetto, non ha avuto il coraggio di mandarmi a quel paese. Ma lui ama te. E se c'è qualcuno che è assomigliato da questa cosa, non sei tu, sono io. Sai una cosa, selvaggia? Il problema è che diventare vecchi fa schifo. Lei voleva darmi un bacio prima? Amore. Ecco qua dove è Adriana. Ma dove stavi? Stavo qui parlando con i ragazzi. Arrivederci, Adriana, grazie. Ciao. Carina selvaggia, vero? Carina? Guarda che sventola. Avessi 20 anni in meno. È che sono bloccato. No, scherzo. Chi sei? Sono Paolo. Ciao, Felicio, scusa se ti disturbo. Vorrei parlare con Susan, c'è? Non c'è più Susan. È partita, andata, al suo paesello. L'ho scaricata mezz'ora fa alla stazione. Non sai che bel momento è stato quello lì? Una vera liberazione, guarda. Oh, non se ne andava più? Si era impiantata qui nella splendida cornice e non schiodava, eh? Mangiare gratis, dormire idem, ogni tanto un regalino, più gli annessi e connessi. Ma dove volevi che andasse? E allora io, che ormai non la potevo vedere più neanche in fotografia, ho cominciato a schizzarla. E lei alla fine ha ricevuto il messaggio. The message. Che era quello di menare, oh! Ma che se l'ha messo in testa che la sposavo? A me, quella che mi ingabbia, deve ancora nascere. Sei d'accordo o no? Dico, sei d'accordo o no? Pronto? Paolino? Pronto? Pronto, Paolino? Susan! Susan! Va veloce, se vuoi inseguire in corsa è meglio che prima ti levi il gesso. C'era Susan su quel treno. Sì, l'ho vista, sono mia cieca, sennò che fotografo sarei. Mi ha pregato di darti questa. Chi? Come chi? Susan, no? E perché l'ha data a te? Uè, bischerello, che vuoi fare il geloso? Ero venuto qui a portarle delle foto. Scusami. Ehi, dai, sei bello scusato. Caro Paolo,
Sto facendo le valigie, ma trovo ugualmente un momento per salutarti. Sei un bravo ragazzo, forse il migliore di tutti quelli che ho conosciuto in Italia. E sei l'unico a cui sento il bisogno di scrivere. Quando torni a Napoli, salutami il Vesuvio e ho solo il mio. Dili che presto verrò a trovarli anch'io. E chissà che non sia la volta buona che io e te ci diamo quel famoso bacio che non siamo mai riusciti a darci. Scrivimi a questo indirizzo, 113 Churchill Road, London, Northwest 2. Un grosso kiss, Susan. Poi, improvvisamente, l'estate svaniva. Da ponente arrivavano grandi nuvole grigie cariche di pioggia e gli odori acri della pineta si tramutavano in folate di vento freddo. Madonna, che frascicata! Com'era Portofino? Eravate sempre giù al covo? No, siamo andati anche al Carrion. Ciao, Luca. Era divertente. E Gianni l'hai visto? Che sì, c'è? L'ho visto. No, niente, sai, ma... Che succede? Ti arrabbi se ti dico una cosa? Dipende. Parto oggi pomeriggio. Ma mi avevi detto che partivi domenica. Lo so, ma... È arrivata la persona, Veronica. Andiamo qualche giorno insieme in campagna, sai, la conoscono anche i miei, la famiglia. Veronica è quella ragazza lì, quella carina? Sì. Oh, ma è truccata, eh? Non è niente di... E a parte essere bionda, chi è? Ti ricordi di quella mia amica di Milano di cui ti avevo parlato? È la tua ragazza. Sì, ma appena arriviamo a Milano io le parlo e poi... Cosa fai? Mi scrivi? Certo che ti scrivo. Io no. E perché non vuoi scrivermi? Boh, così. Luca, andiamo, facciamo tardi. Sì, certo. Tu devi essere Veronica. Ciao, io sono Marina. Ciao, Marina. Ma cosa fai? Piangi? No, è la pioggia. Oh. Beh, noi dobbiamo proprio andare. Ciao, eh. Allora ciao, Marina, eh. Addio, Luca. Sono passati 18 lunghissimi anni, ma Forte dei Marmi è sempre lì. E la capannina sembra essersi addormentata con la faccia di allora, allegra e impertinente. Paolo! Susan! Guardate chi c'è, Cecco! Oh my God, Cecco! Dio Bonino, quanti anni che sono passati! Sai, io e Susan poi ci siamo sposati! Beh, si vedeva già da allora che vi volevate bene. Siamo felici, sai. Certo, se tu non mi avessi consegnato quella lettera. E invece te l'ho consegnata. Perché poi quel giorno sei sparito alla stazione? Beh, che vuoi, quando si è giovani si fanno tante cose strane. Scommetto che non ti sei sposato, non eri proprio il tipo. No, non lo ero, ma poi lo sono diventato. È una ragazza tedesca, ci siamo conosciuti 5 anni fa. Parliamo poco per vedere la lingua, ma in compenso a letto viene a fare di porcherie. Sai che ho ancora quella foto di Susan che mi avevi regalato? Anch'io. È incredibile, qui è rimasto tutto uguale, come negli anni 60. Beh, è cambiata la gente. No, siamo cambiati noi, la sera usciamo poco. Al massimo si va al ristorante con qualche amico. Tanti anni fa, invece, era diverso. Buonasera, Rodolfo. Ma quelli sono Felicino e Luca. Dove? Laggiù. Mamma mia, come è diventato Felicino. Oh là, Cincina, scusa, peccato una gaffe. Arrivo! Hai visto il mio brother? C'ha la pancia, ma cuca ancora. Vieni, gallinona, andiamo. Giuseppe, ti dispiace se vado a salutare dei miei amici? No, vai, vai, però sbrigati, fra 10 minuti voglio andare via. Dai, Susan, vieni anche tu. No, vai te, Marina, io dopo tanti anni non so che dire. Ciao, Luca. Ciao. Ma come, non ti ricordi di me? Come no? Sai che ti trovo bene? Anche tu stai bene. Quando è che sei arrivata? Riparto stanotte, andiamo in Spagna, a Torremolinos. Ah, fantastico! Io preferisco la Corsica. Ok, ok. Certo.
Beh, adesso vado, c'è mio marito che mi aspetta al tavolo. Mi ha fatto piacere vederti. Anche a me. Ciao Luca. Ciao Felicino. Ciao Stella. Ma chi è quella lì? È quella Marina di Napoli, quella col fratello imbranato, ti ricordi? Chi? Quello che portava rogna? Esatto. Madonna, che figura! Marina! Ma chi è? Una tua amica? Ma quale amica? È una che si è trovata 20 anni fa. Peace and love! Ehi, sei sempre il solito romanticone, eh? La vita non dura mai una sera. Il tempo di una follia. Oltre ai fratelli Carraro, chi viene ancora al forte d'estate è Selvaggia. Non sta più con Gianni. È sposata, separata e convive da 3 anni con un negoziante di macchine di Pistoia. Gianni viene una volta ogni tanto alla capannina. Ora fa il giornalista. Non si è mai sposato perché dice che non ha ancora trovato la donna giusta. Chi non demorde, invece, è Adriana. Continua a frequentare solo ed esclusivamente ragazzi. Oh, ma cos'è? Ti vergogni di ballare con una della mia età? No, che c'entra? I lenti non mi divertono. E pensare che all'epoca mia i lenti andavano forti. Ma che ne so, vedi, era per stabilire un contatto umano o... Non lo so, forse si cominciava di più, ma andavano forte. Sai una cosa, mamma, sei tu che sei forte. E tu non sai ballare i lenti. Mamma, ma com'era l'epoca tua? Ma, che ne so, era diversa. Diversa come? Ma non so, ci batteva il cuore. Sì. Mi sembra di ricordare che ci batteva il cuore. Signora, è per lei. Questo biglietto vale per tutte le lettere che non ti ho mai scritto. A proposito, sei sempre la più bella, Luca. Partire su un altro, andar lontano. Un lampo negli occhi, ciao. D'accordo, fa male, ciao. Ma tu dentro di me non muori più, azzurra celeste nostalgi, qualche parola affettuosa un po' poco però, per noi forse no. Vita, che cosa vuoi che sia? Da quando tu prendi il solleone, sei rossa spellata, sei come un peperone. Proprio su di me le dissi, guarda come dondolo, guarda come dondolo, voli in twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo ballo il twist, le ginocchia scendono, twist, twist, le mie gambe tremano, twist, twist, forse sono brividi, brividi d'amore. Prendiamo in affitto una barca, prendiamo in affitto una barca. Un'ora soltanto, andiamo a cercare uno scoglio, andiamo a cercare uno scoglio, lì si sta meglio. Vediamo per 6.000 luce del sole, noi siamo i Vantussi. Nel continente nero, al
le falde del Kilimanjaro. Esiste un popolo di negri che ha inventato tanti balli più famosi.